si chiama permesso a punti e prevede nuove norme per il rilascio e il rinnovo di tutti i tipi di permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari di età superiore ai 16 anni che entrino in Italia per la prima volta. Al momento dell'arrivo nel nostro paese, il primo passo consiste nel sottoscrivere l'accordo di integrazione alla prefettura, che poi darà loro l'appuntamento per seguire un corso di educazione civica. Il Ministero dell'Interno a questo proposito ha fornito materiali video nelle diverse lingue per permettere l'apprendimento dell'informazione sulla vita civile. La CGIL, come anche diversi enti presenti sul territorio orobico, impegnandosi in questo accordo di integrazione, ha coinvolto nella mattinata di oggi circa 80 persone, dividendole in gruppi in base alle lingue: albanese, hindi, francese, wolof, arabo, spagnolo, russo e cinese, utilizzando per il corso i materiali video, scegliendo però di integrarli tramite mediatori culturali in modo da creare un'interazione più diretta. Gli viene spiegato, per esempio, come iscrivere a scuola i figli, quali sono le regole principali, per esempio, per un contratto di lavoro corretto, quali sono i corsi di lingua italiana che loro possono frequentare per vedersi riconosciuti punti. Un primo passo per costituire il percorso di integrazione e per ottenere quindi il permesso a punti. Devono frequentare corsi di lingua italiana, devono per esempio scegliere un medico di base e concorrere appunto ad acquisire i punti necessari per mantenersi il permesso di soggiorno. Nell'arco di 2 anni devono arrivare a 30 punti, altrimenti se non ci arrivano hanno la possibilità di una proroga di 1 anno per riuscire a raggiungerli, per vedersi il permesso di soggiorno rinnovato. I punti possono anche essere persi se vengono commessi dei reati penali, tributari, amministrativi. La prefettura poi terrà il conteggio dei punti e alla scadenza del contratto di integrazione, che è quello che hanno firmato al primo ingresso, vengono chiamati dalla prefettura a dimostrare l'ottenimento di questi punteggi.